sono belle, ma chissà perché alcune vengono scartate. Quando nacque uno a Betlemme, in quella grotta lì, solo Dio seppe chi e come quell'evento a lui cantò. Ed allora di canzoni il mondo si riempì per quel bimbo poverino che nessuno calcolò. Le canzoni di Natale, quelle che sono scartate, se son giudicate male, da Dio sono valorizzate, non sono visualizzate come quelle cantate da chi più fama ha, ma chi le vive non resta a guardare, più festa più gioia proverà. Ci son canti natalizi che nessuno ascolterà, quelli di un signor nessuno, chissà perché fatti li ha. Vorrà alzare l'asticella del mordente che è il Natal, beato chi questo l'accoglie, la sua vita cambierà. Le canzoni di Natale, quelle che sono scartate, se son giudicate male, da Dio sono valorizzate, non sono visualizzate come quelle cantate da chi più fama ha, ma chi le vive non resta a guardare, più festa più gioia proverà. C'è chi da ridire ha su chi vuole che il Natal sia proposto un po' diverso, sia dal vivo e nei social. Altri li sono accettati, ingiustizia fatta è. Non è questo il Natale che più buoni ci farà. Le canzoni di Natale, quelle che sono scartate, se son giudicate male, da Dio sono valorizzate, non sono visualizzate come quelle cantate da chi più fama ha, ma chi le vive non resta a guardare, più festa più gioia proverà. Contenuti hanno canzoni che più di uno scarterà, anche quelle di Natale non sa che si perderà. Chi invece le vive e canta, più di altre le proporrà, perché gli ha trovato amore che ogni cosa senso dà. Le canzoni di Natale, quelle che sono scartate, se son giudicate male, da Dio sono valorizzate, non sono visualizzate come quelle cantate da chi più fama ha, ma chi le vive non resta a guardare, più festa più gioia proverà.